bentornati con Xenoblade Chronicles. Io sono DFDL e l'ultima volta siamo entrati nel sito Mechanis, ci siamo buttati da questo dirupo per raggiungere la cisterna e abbiamo battuto un boss abbastanza difficile, un boss opzionale ovviamente. E oggi cosa faremo? Direi che molto semplicemente andremo avanti nel gioco seguendo questa bellissima strada. E come l'altra volta direi di snakeare tutti i nemici, almeno quando è possibile. In questo caso credo di no. Proprio non è possibile snakearli questi. Ok, va bene. Vabbè, fa niente, non è un problema. Prendiamo questa item orb, un pisello acerola. Niente battute sulla parola pisello, per favore. Ok, possiamo andare avanti da questa parte. Ci sono dei nemici abbastanza forti, ma io non credo di dover andare di lì. O sbaglio? Io spero vivamente di non dover andare di lì, perché mi sparo. Se devo andare lì mi sparo, giuro. Ok, no, posso andare di qua. Wow, perfetto, meno male. Qua ci sono dei nemici un po' più deboli e un po' più, diciamo, snakeabili, perché sono di livello anche più basso. E vai. È proprio il gioco che vuole farvi snakeare i nemici, perché vi mette tutte queste stradine alternative per evitarli. Qua sono cose, sono nemici di livello basso, posso passarci tranquillamente così. Però magari dall'altra parte c'erano... ci sono delle item orb. Andiamoci. Me ne pentirò, ma andiamoci. Eccola qua la item orb di Odoretro. Ok. No. No, proprio no. Ok, possiamo andare avanti. E vai, c'è un altro ascensore. Terzo ascensore, livello 3, pannello di chiamata. Non sembra che si attivi. Forse quello che si vede sotto è il dispositivo di attivazione dell'ascensore. Chiudiamo e dobbiamo scendere magari di qua. Esatto, dobbiamo buttarci giù di qua. Yeah! Insetto rosso. E vai. Cosa succede? Niente, assolutamente niente. E qua siamo alla sala motori, terzo ascensore. Premiamo questo pannello di attivazione. Ok, non so cosa è successo. Abbiamo attaccato una spina. Ah già, è vero, dovevamo attaccare una spina. Missione secondaria ottenuta nella scorsa parte. Cioè, secondaria, missione principale. Hai collegato la spina elettrica e il terzo ascensore ora funziona. Chiudiamo. Ok, e adesso ditemi che devo ritornare su. Posso toccarlo sto coso senza subire danni? No, assolutamente no. C'è tipo un campo di forza che mi impedisce di raggiungerlo. Ok, possiamo andare avanti, risalire per questa bellissima scalinata e soprattutto lunghissima scalinata, interminabile, come al suo solito. Perché le scalinate corte a questo gioco non piacciono. Non si vede ancora la cima. Non si vede ancora la cima. Ok, wow, meno male. Finalmente. E siamo al terzo ascensore livello 3. Premiamo il pannello di chiamata, così ci arriva l'ascensore. E vai. E possiamo attivarlo e salire. Yes. Intanto mentre sale voglio andare a vedere dall'altra parte, ma non ci sarà niente. Assolutamente niente. Difatti, missione principale: sblocca la paratia per uscire e proseguire verso i livelli superiori del sito Mechanis. Usa il pannello energia del livello 4 per far funzionare il pannello di attivazione paratia. Accettiamo. Accettiamo. E direi di andare a raggiungere questo pannello di attivazione 4, che si trova da qualche parte in questo piano, credo. Ok, non so, di qua non c'è assolutamente niente, perché sto andando a controllare lì. Non lo so. Comunque direi di andare da questa parte e proseguire nella nostra avventura. Venite amici miei all'avventura. Ok, basta. Va bene, basta dire cavolate. Saliamo queste scale. Oh no, tutte scale. Sempre scale. In questo gioco solo scale ci sono. Uffa. E questa era una citazione.
era una citazione ad uno dei migliori ridoppiaggi del mondo. Davvero. Ok, Brillabeo. Qualunque cosa sia. Qualunque cosa sia. Ok, dobbiamo salire ancora, ma qua dietro c'è roba, forse. Ma qua dietro c'è roba, c'è un item orb, un pisello acerola. Ok. O acerola. Ma credo acerola, perché acerola non si può sentire. Saliamo ancora. Oh god. E vai, ci siamo finalmente. Qua dietro non c'è assolutamente niente, c'è solo il rischio di morire. Questo dovrebbe essere, credo, il quarto ascensore. A questo punto, perché sì, è il quarto ascensore. Ok, transistor neve. E possiamo andare avanti da quella parte. Non ci sono Mekon in questo posto. Non ce ne sono per niente. Ponte Paratia inferiore. Ok, di là c'è qualcosa. Andiamo a vedere un attimo. Item orb. Altra item orb. Quello di prima era un diodo retro. Questo è un pannello muscoso. Ok, perfetto. E qua non c'è assolutamente niente. Un pio pio. Ok. Brillabeo. E altra item orb, la vedo. Eccola qua, insetto rosso, perfetto. E Crocus utopico, perfetto. Wow, bellissimo. Andiamo a vedere un attimo la collectopedia, perché credo di averla quasi completata. Se non addirittura completata del tutto. Ci manca solo un fiore. Ci manca solo un fiore. Oh no, credo anche di sapere che fiore è. È rarissimo. È rarissimo. Se è quel fiore che penso io. No, ma non dovrebbe essere. Boh, vabbè, vedremo. Risaliamo queste scale. Abbiamo bellamente snakeato i Mekon, come sempre. Possiamo andare da qua. Ingranaggio blu. Quello è un attacco guida o giuda. Ho letto male. Sta fermo. Attacco guida. Ok. Attacco guida. Ho ancora il dubbio. Se stesse fermo. Attacco guida. Ok, perfetto. Ho ancora il dubbio. No, scherzo. Va bene. Possiamo andare avanti, direi. Qua sotto succede qualcosa di interessante. Non credo. Non credo ci sia niente di interessante. A parte magari un coso d'etere o una item orb. Sì, c'è una item orb. E facendo tutto il giro, cosa succede? Si può andare da questa parte. Io credo di essere appena morto, magari. No, no. Allora, telecamera, vai dritta. Perfetto, perfetto. C'è un coso d'etere e un'altra item orb. Prendiamo il coso d'etere e la item orb. Etere elettricità. Prendiamo tutto. E vai. Ed è esaurito. Abbiamo ottenuto punti esperienza per qualche motivo. Non ho capito perché. Bontà divina. Ok, va bene. Era un achievement così a caso. Sì, gli achievement continuerò a chiamarli achievement. Perché sono abituato anche con altri giochi a chiamarli achievement. Non perché è Xenoblade. Tutto lì. Allora, saliamo di qua e prendiamo il ponte. C'era un ponte. Eccolo qua, difatti. Tu sei un attacco libellula. Va bene, ho letto bene. Ah, ok, ruggito. Giuro, vi giuro, ho letto attacco Naruto. Ho letto attacco Naruto. Non so perché. Comunque, possiamo salire di qua e finalmente raggiungere il posto, magari. O non ancora. Trappola, trappola, riccio e riccio. Ok. Questo cos'è? Pannello attivazione paratia. Cos'è successo? Oh, un boss! Ok, attacchiamolo, perché no? A sto punto siamo qua. Ci fa danni da impatto, voglio sperare di no. Ok, non ce li fa, meno male. Wow, ho avuto brutte esperienze ultimamente con i danni da impatto. Facciamogli un pendente. Così facciamo anche un po' di punti esperienza. Backslash, ok. Intanto si chiama H... Armorus. Non so cosa voglia dire.
Io non so il latino. Non so il latino. Perché mi mettete i nomi in latino così a caso? Ok, colpito. Facciamogli un altro pendente. Ci hanno annullato la difesa intanto. Continuate a focussarvi su di lui, perché è meglio focussarsi su di lui. Ok, Shadow Wide, perfetto. Colpo sul fianco. Altro colpo sul fianco. E vai. Facciamogli un backslash. Si è girato proprio mentre lo facevo. Premiamo B. Ok. E facciamogli un altro pendente. Ok, direi di aspettare un attimo la, l'attivazione della Monado e poi fare un chain attack. Vai. Ancora un colpo. Perfetto. E direi di fargli subito un pendente. Pendente, ok, è morto il boss. Perfetto. Tu fai un impalamento su sto coso. Perfetto, è morto pure lui. Premiamo B di nuovo. Tu fagli un backslash anche se non serve a niente, perché eri davanti. Ok, basta ammazzare sti due cosi e abbiamo finito, no? Ok, mi sono appena ricordato che non vi ho fatto vedere una nuova tecnica che abbiamo ottenuto durante le scorse side quest, ovvero l'armatura. Eccola qua. Riduce danni fisici ed etere. La possiamo usare su di noi. Anzi no, la usiamo su tutti. Ok, e questa armatura aumenta difesa fisica ed etere. Ok, finalmente. Finalmente, prendiamo tutto. Dov'è finito il forziere del boss? Eccolo qua, prendiamolo. Forziere del boss, placca rinforzata, occhiali eleganti, gambali signorini e scettro macchina. Prendiamo tutto. E vai anche questo. E cos'è che devo attivare? Già, che non ho capito. Tu? Ti posso attivare? Pannello attivazione paratia. Non sembra che si attivi. Strano. Molto strano. Io intanto da che parte sono arrivato? Sono arrivato da... da qua. Ok, lì c'è un dogma. M91 dogma. Credo di non poterlo snakeare a meno che di, a meno di non passare qua. Ok, perfetto. Ah, eccolo qua il coso da attivare. Direi di attivarlo subito. Interruttore livello 4. Perfetto. Attivalo. Yes, si è attivato quel coso. Aggiornamento. Ok, possiamo andare. Questo cos'è? L'ascensore, vero? Questo è l'ascensore. Ma dove ci porta? Ah no, attiva una scorciatoia. Attiva una scorciatoia. Buona. Molto buona come cosa. Ma non la useremo la scorciatoia perché non ci serve adesso. Direi di ritornare sopra e di evitare quel coso dogma, come si chiama. M91 dogma. Il ragnone gigante, che tra l'altro è simile a quei Mekon che erano di fianco a Fiora nella battaglia alla fortezza di Galahad. O Galahad, non mi ricordo. Comunque, comandi paratia. E abbiamo aperto le paratie. Wow! Il sole! Possiamo vedere il sole, si è fatto giorno. Wow! Mai momento fu più azzeccato. E hai sbloccato la paratia e ora puoi uscire. Chiudiamo. E direi di raggiungere quel posto là in fondo. Direi di non farvi rivedere tutta la strada perché è lunghissima. Questo lo devo ammazzare per forza, vero? Mi sa di sì. Perché non ho modo di snakearlo. Vabbè, ammazziamolo allora. Direi. Facciamogli un bel occultamento intanto. Non ci fa danni da impatto perché non è un boss. In generale i mostri non boss non fanno danni da impatto, quindi potete stare abbastanza tranquilli. Facciamogli un pendente. Ok, perfetto. Un bel backslash. E dovrebbe essere quasi morto. Ok, colpiamolo sul fianco anche se non ero sul fianco. Fiacchiamolo, anche se non sono riuscito a fiaccarlo. Premiamo B.
E l'abbiamo ucciso. Wow, forziere. Contiene parte dura grande. Ok, va bene. Possiamo prendere queste, questi bellissimi nastri trasportatori. Non dirmi che potevo snakearlo e non l'ho fatto. Non dirmi che potevo snakearlo e non l'ho fatto. Potevo snakearlo e non l'ho fatto. Sono un deficiente. Non mi ero accorto di quel passaggio. Possiamo andare avanti. Anzi, camminiamo un po' così andiamo anche un po' più veloci. Va? Sì, perché io sono il tipo di persona che sulle scale mobili non sta fermo ma cammina. Esatto. E siamo all'esterno. Siamo all'esterno. Vi voglio far vedere un attimino il panorama. Là in fondo si vede il braccio caduto con tanto di strada che porta al sito Meconis. E si vede anche bellissimo, anche se non del tutto perché ci sono le nuvole, Bionis. È spettacolare questa vista. Davvero. Davvero. Wow. Possiamo andare avanti, direi, da questa parte. Ok. Di qua. Va bene, non so cosa dire mentre camminiamo così. Perdonatemi. Ok, possiamo salire queste scale, le solite scale, che non sono tanto lunghe stavolta, meno male, almeno quello. Item orb, pisello acerola. Ok, io non ho ancora trovato il fiore che ci manca. E credo che sia rarissimo comunque. Soldato macchina, parliamogli. Non mi aspettavo di vedere Homs quassù. Non mi sembrate ostili. Per salire ulteriormente usate questo condotto di ventilazione. Conduce verso l'alto. Ok, usiamo il condotto di ventilazione che conduce verso l'alto. E arriviamo qua. Subiamo danni. Ok. Abbiamo subito danni. Perché non lo so. Intanto pisello acerola di nuovo. E possiamo risalire di qua. Risalire di qua. Questo posto è davvero una enorme scalata e io adoro questa cosa, il fatto che sia un'enorme scalata. Comunque, possiamo andare da questa parte. C'è un altro coso di reazione. Intanto qua vedete che c'è la grande cicatrice. Siamo alla grande cicatrice. E da qua credo di potermi buttare, no? O sbaglio? O devo buttarmi da più in alto per raggiungere un certo posto? Forse devo buttarmi da più in alto per raggiungere quel certo posto che cerco. E proviamoci. Ho appena trovato un PDR, quindi tanto vale buttarsi e cercare di centrare questo coso. Ok, perfetto, pio pio. Ok, doppio pio. Come dicono a Roma, insetto acqua e roba varia. Stiamo da questo lato. No Shulk, no Shulk. Che ti ammazzi, no Shulk che ti ammazzi. Difatti. Difatti, non dovevi. Non dovevi proprio Shulk. Ok, direi di riprovare. E evitare magari di cadere. Ok, perfetto. Di qua non prendiamo più il bordo. Non prendiamo più il bordo. E qua dove siamo finiti? Dove siamo finiti? Non lo so assolutamente. Dove siamo finiti? In un posto dove siamo già stati, vero? Esattamente. Quindi direi di ritornare su e di lasciar perdere le scivolate da qua e di farle un'altra volta. Allora, dobbiamo buttarci su da questo posto. Quando spara. Spara, dai. Ok, ci ha sparati, perfetto. E siamo atterrati qua. E vai. Allora è da qui che devo buttarmi, vero? È da qui che devo lanciarmi e scivolare. Io spero di sì, saliamo da questa parte. Saliamo da questa parte. Ok, sì, qua c'è un altro punto in cui scivolare, direi. Non è un PDR questo? No, per niente. No, per niente, non è per niente un PDR. Ci sono missioni secondarie qua, in questo posto.
Vabbè, non è il momento. Però direi di raggiungere. Allora, non so da che parte devo atterrare. Lì, eccolo. Quello è il posto che devo beccare. Yes. No, 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 Shulk. No, Shulk. Ok, no, Shulk. No, Shulk. Non dovevi farlo. Credo, anzi, spero vivamente di aver capito come si fa questa cosa. Non devo stare sul bordo, devo scendere tipo qua. Ok, perfetto. Yes, siamo atterrati nel posto giusto. E vai. Oh my god. Odio sto posto. Qualunque posto sia, che non mi ricordo come si chiama, lo odio. Avamposto macchina. Ok. C'è un negozio e c'è un meccanismo etere fuoco. Prendiamo tutto. Prendiamo questo etere fuoco così a caso. Ok. Qua c'è anche una missione secondaria che farò nella prossima sessione di side quest, che è più vicina di quello che pensate in realtà. Allora, direi di fermarci qua e la prossima volta andremo avanti a visitare questo bellissimo posto, il sito Mechanis. Intanto parlerò anche col mercante tra una parte e l'altra. Quindi io spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi al mio canale, commentate e seguite la mia Let's Play. Noi ci vediamo la prossima volta con Xenoblade Chronicles. Ciao!